Benvenuti a tutti ragazzi, siamo qui alla Palazzina a Palermo, un evento in occasione della Targa Florio motociclistica. Dopo tantissimi anni è stata riorganizzata e siamo all'interno del parco di Favorita. Come potete vedere ci sono tantissimi modelli di moto. Partono a turni e niente, ci vediamo sopra. Questo è il percorso storico all'interno del parco della Favorita, perché l'anno scorso l'hanno fatto a Cerda e c'erano tantissime personalità come Giacomo Agostini, Lucchinelli e tanti altri. C'era anche il grande Guido Mela. Come vi stavo dicendo, Cerda, diciamo, il percorso quello storico anche delle auto, molto più rappresentativo, molto più bello, molto più evocativo. Dai che andiamo. No, dicevo che c'è il oggi c'è il meccanico del nostro caro Censuales, che ha una moto che a quanto pare è l'unica al mondo, una moto M50 da 3 marce portata a 5 marce, con cui il padre detiene tuttora il record della cronoscalata Monte Pellegrino. ODB kill. Oh, è la polizia municipale è muta. La davanti a guardare è muta, l'hai vista? Ragazzi, 23 anni che vivo a Palermo, non sono mai entrato alla palazzina cinese, che è questa qua dietro di me. E quindi che non sfruttare l'occasione per entrare. Cinese è molto interessante. Adesso ritorniamo alle moto che sono più fighe. Prima toglia tu. Dai nonno. Dai Censo, sali qua, è il tuo posto. Non mi raccogliere l'uva. Qualcuno ha perso il DB killer? Qualcuno? Scusate. È un DB killer? Forse è il Mello, perché lui ha... Che hanno perso il DB killer, che è enorme. Seguiamo. E noi ci lamentiamo di quelli di oggi che sono minuscoli. Comunque mi sembra tutto a norma, norma di legge. Sono
un DB killer di 50 anni fa. Targa Florio! Targa Florio!